Buongiorno, ciao, sono Marco, Digital Camera School e benvenuti in questo video dove parleremo di lunghe esposizioni. In particolare, un motivo per utilizzare un tempo di posa lungo in una fotografia è quello di poter migliorare i riflessi sull'acqua. Siamo in questo scenario, questo è il fiume Adda a Lodi, e vedremo come appunto grazie alla lunga esposizione potremmo togliere un po' di riverbero sull'acqua per migliorarne così il riflesso, per creare una fotografia che paia, che sembra che sia una perfetta specchiatura. Ora, adesso faremo una fotografia appunto senza filtri e il tempo di posa utilizzato è un centesimo. Ovviamente noi ci concentreremo in modo particolare su quelli che sono i riverberi dell'acqua di quel bellissimo gruppo di piante che vediamo lì. Ok? E nella foto possiamo vedere che c'è un bel riflesso, ma è possibile notare un pochino di riverbero. Ok? Diciamo, le condizioni onestamente sono già ottime. Utilizzeremo un filtro ND1000 che ha la capacità scurente di 10 stop, che ci permetterà così di allungare notevolmente il tempo di posa. Quindi vado a posizionare il mio filtro circolare a vite sul mio obiettivo e adeguerò il tempo di posa. Ok? Posso anche guardare lo schermo in questo caso, no? Quindi posso allungare il tempo di posa, chiudendo anche un pochino i diaframmi per così agevolarmi nell'aumentare un pochino i tempi di posa. Vediamo con i diaframmi, perché altrimenti andiamo in diffrazione. Ho portato il nostro tempo di posa fino a 20 secondi, scattiamo, e l'idea appunto è quella di riuscire ad avere una specchiatura perfetta. Ricordiamoci che per migliorare i riflessi possono occorrere pochi secondi se la specchiatura d'acqua è piccola, come può essere una pozzanghera, pochi secondi, 2, 4, 8, mentre invece se la portata dell'acqua è più grande, come può essere un lago o un fiume, o può più vento, ci vogliono magari diversi secondi, 60, 120 secondi. Ora vediamo il risultato fotografico di questa immagine, dove si vede ingrandendo che abbiamo completamente, io lo chiamo piallato, comunque tolto il riverbero dell'acqua, per cui una specchiatura perfetta, quasi veramente aver messo uno specchio sotto, uno specchio, no? Sembra è una specchiatura perfetta. Questa è una tecnica molto interessante per agevolare l'aspetto estetico delle nostre immagini e creare quindi specchiature perfette. Vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video nel mondo delle lunghe esposizioni. Ciao!